Buonasera e benvenuti al concerto d'estate della Filarmonica Giuseppe Verdi di Signa. Anche quest'anno è per noi un onore, siamo veramente lieti di potersi esibire in questa splendida piazza, in Piazza della Signoria a Firenze. Questo è un appuntamento che per noi rappresenta la tappa finale di un percorso lungo un anno nel quale possiamo dire di aver lavorato veramente bene. Questo ci dà contezza del fatto che ci sono tantissimi ragazzi che fanno parte dell'organico della Filarmonica, anzi sono più ragazzi degli storici. Quindi proprio per questa ragione vi chiedo, prima di continuare con il concerto, un grossissimo applauso per i ragazzi, per la Filarmonica, per il Consiglio e per il Presidente. Il primo brano che avete ascoltato si intitola La nostra marcia ed è di Alberto Rugi. Chi ci segue da tempo sa che è il brano che apre ogni nostro concerto, è la nostra sigla per così dire, e siamo veramente molto affezionati a questo brano perché è stato scritto da uno dei rifondatori della Filarmonica, che ha permesso insieme ad altri amanti della musica alla nostra associazione di essere veramente viva e attiva sul territorio. Il prossimo brano invece che ascolteremo è Galaxies di Peter Graham. Peter Graham è nato nel 1958 a Lanarkshire, in Scozia, e ha studiato presso l'Università di Edimburgo. Successivamente ha lavorato a New York come compositore freelance e le sue composizioni, pensate che vengono utilizzate per i concorsi bandistici in tutto il mondo e vengono eseguite anche dalle orchestre e dalle bande di tutto il mondo, appunto dall'Europa agli Stati Uniti. Galaxies è un brano che potrebbe tranquillamente essere la colonna sonora di un film di fantascienza. Si rinviene il contrasto tra un tema eroico e romantico che ci porta alla memoria scene di eroine e eroi interstellari che combattono le forze del male. La Filarmonica Giuseppe Verdi di Signa è diretta dal maestro Stefano Mangini. Vi auguro un buon ascolto.
Il prossimo brano che ascolteremo è Trumpet of Seville di John Orelli. John Orelli è stato presidente della Alfred Publishing, una casa di produzione, ed è stato anche il fondatore della band degli studenti Yamaha. Il brano Trumpet of Seville ci... Scusate. Il brano Trumpet of Seville ci fa immergere in quella che è l'atmosfera delle corride e grazie al suo ritmo coinvolgente ci fa quasi immaginare quello che è l'ingresso dei Matadores. Vi auguro un buon ascolto. Sweeney. Thank you.
Grazie.